fare cocktail. Attenzione, hai bevuto qualche cocktail? Una compagnia d'altissimo tasso alcolico. Esatto, perché vedremo poi sfilare uno dopo l'altro i cocktail classici, poi ci saranno i cocktail di frutta e poi questa filata della Bora sarà caratterizzata anche da tanta musica, oltre alla banda che vedremo tra poco, poi ci saranno anche dei bau, ma intanto c'è il carro di apertura con i cocktail. Per la Bora le parole d'ordine sono morbi, festa e colori, di conseguenza è stata naturale per loro la scelta di questo concetto che raggruppa in sé meglio di qualunque altra cosa l'idea di carnevale del gruppo e della compagnia La Bora. Secondo alcuni questi bicchieri pieni di liquidi colorati sono stati battezzati con il nome di cocktail, in inglese coda di gallo, proprio perché ricordano la variopinta coda di questo velluto. E di certo non si può negare che tutti alla parola cocktail associano un bel bicchiere decorato con la frutta, cannucce e quei bellissimi ombrellini che appunto fanno festa. E questi che arrivano sono i cocktail classici, noi siamo abituati a belli, magari non siamo neanche sicuri degli ingredienti, quindi qua ci danno un'indicazione sui colori e i nomi di cocktail che sono famosissimi. A partire dal Manhattan! E lasceremo invece la musica della banda che vi stupirà suonando senza rovesciare nemmeno un bicchiere dei loro vassoi. Orange Gin, Vodka Lemon, Bloody Mary. Mentre minaccioso arriva lo spirito alcolico su pattini. Notare l'abilità di questi musicisti sia sotto l'aspetto tecnico ma anche sotto la capacità di suonare e camminare senza rovesciare neppure una goccia dai bicchieri e contenitori che portano sul capo. E poi stanno arrivando invece i cocktail di frutta allegri e colorati. C'è ancora una bella bottiglia Caribe e poi ancora tanti cocktail di margarita, naturalmente di margarita. E poi vediamo già suonare lì in fondo l'inconfondibile gruppo dei Berimbau con un'ondata di cocktail tropicali che suonano e danzano a ritmo di samba. Ci scrivono con una sorpresa musicale ad hoc per questo tema che ha portato la Bora. Guarda qui la sangria, la tequila e poi c'è un po' di tutto che anticipa l'arrivo dei Berimbau e poi ci godremo la musica di questo gruppo appena arriverà qui davanti, perché sono come sempre tantissimi e ci stupiranno a ritmo di samba. E la Kenti Rosca, il tequila Sanrani, insomma, per tutti i palati, per tutti i gusti, per tutte le tolleranze, mentre è arrivato il momento delle percussioni. Concede, 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 pago amor, tanta polla de cantar, que no la mano.
spirito alcolico a far parte di tutte le varie scenette della sfilata. Continuano qua ancora il mojito mentre arrivano lì con dei vassoi un po' particolari questi camerieri pasticcioni, perché faranno impazzire, ribalteranno un po' i bicchieri, vediamo cosa ci combinano, visto che stanno arrivando lì in fondo, mentre poi ci saranno gli sbeccolezzi, perché come nei migliori happy hour non possono mancare gli stuzzichini di accompagnamento, mentre vedo un barista famosissimo, hai visto chi è laggiù su quel carro? Mi pare proprio di sì, che sia una famiglia piuttosto nota a livello internazionale. È un barista d'eccezione di un cartone animato veramente famosissimo, e quando arriverà qui ve lo commenteremo. Intanto arrivano questi camerieri un po' pasticcioni, avanti avanti c'è anche questi piccolissimi camerieri che mi sa che non sono proprio, vedi, stanno per rovesciare un po'. Chissà se hanno fatto la scuola alberghiera o se chissà, sono formati direttamente sul campo. Però sono bravissimi, perché non cade un bicchiere neppure per sbaglio. Poi ci sono ancora i salatini, vedo lì tanti stuzzichini per le patatine, per accompagnare le varie bevande. I pretzel tanto richiesti con il sale, questi vanno a ruba di solito. Però le patatine lì. Mentre sta arrivando da Bo, il famoso barista dei Simpson, meraviglioso, che sta servendo il cocktail nei bicchieri, mentre continuano intanto gli stuzzichini ad arrivare davanti alla nostra giuria, e con il carro conclusivo di questa compagnia ed è il carro da Bo. Accogliere l'ultima compagnia in ordine di tempo, che sarà Longia, mentre Labora conclude il tema cocktail con Bo, fantastico, con questa schiera anche di bottiglie alle spalle, veramente bellissimo. Guarda quanto notare tecnicamente l'acqua che sta scorrendo su questo carro bellissimo, davvero originale questa scelta, questa situazione. Quanto bello! Mentre è proprio la fine dello spirito alcolico, che deve aver avuto un problema tecnico. Sì. Ah, c'era il trucco, aveva sotto. Certo, è complesso però, perché. Ecco qui il carro della Bora, il cocktail con tutto l'elenco di cocktail, bottiglie, bicchieri, mentre lo spirito alcolico chiude la sfilata. Bravissimo, piano piano, non è facile, ore e ore su, in mezzo a due ruote ce la fa, con calma. Spirito alcolico che ha superato un piccolo problema tecnico, speriamo che sia